Felice Di Biase, Cantina Frentana. Anche qui dal Vinitaly, nell'edizione 2023, si guarda al futuro. Che cosa, come guardiamo al futuro? Guardiamo al futuro con un occhio più sensibile legato alla sostenibilità e che abbraccia l'aspetto ambientale, sociale e economico del nostro territorio. E per noi è stato importante sin dall'inizio, sin da quando abbiamo iniziato questo percorso, questo nuovo percorso di Cantina Frentana tanti anni fa, questa sensibilità legata al nostro territorio per renderlo più sostenibile, non solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico. E quindi Cantina Frentana quest'anno si presenta anche con un look nuovo, una veste nuova e con un progetto nuovo legato alla sostenibilità per i nostri vini, dedicata al nostro territorio e offerta a tutti i nostri importatori, collaboratori che abbiamo nel mondo. Ecco, voi siete a Rocca San Giovanni e c'è la famosa Torre Vinaria, che dobbiamo dire si affaccia su un territorio sempre più ampio di competenza della cantina. Sì, con la nuova acquisizione, con le nuove collaborazioni sicuramente abbiamo un obiettivo importante, quello di essere più presenti nel nostro territorio e di dare al nostro territorio un'immagine univoca legata non solo alla Torre Vinaria, legata non solo ai vigneti, legata non solo alla costa di Trabocchi, ma legata soprattutto, ecco, ad un ambiente fatto da tante famiglie, tantissime famiglie che insistono su un territorio per noi bellissimo, che è quella della costa di Trabocchi, che è quello dei vigneti che vanno dalla costa di Trabocchi fino alle colline di Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Santa Maria in Barba, Mussagrogna, Lanciano, tutti i comuni che insistono su un territorio per noi bellissimo e di cui noi abbiamo la responsabilità di essere testimoni di un futuro fatto di salvaguardia e di promozione per il mondo. Il vicepresidente di Cantina Frentana, Giuseppe Alfino, siamo qui vicino alla nuova linea presentata proprio al Vinitaly. Sì, è vero, siamo questa nuova edizione del Vinitaly con questa nuova bottiglia Viviluna, che come vedete è un rosato molto molto particolare in quanto ha una colorazione molto scarna, molto, molto chiara. E noi abbiamo voluto realizzare questa bottiglia, il nostro tecnico, perché è un vino che negli ultimi tempi va tantissimo, viene consumato sempre di più, un vino fresco, da bere fresco per l'estate, per accompagnare i cibi del nostro territorio, e quindi abbiamo voluto investire su questa nuova etichetta, questo nuovo vino, perché crediamo nel nostro rosato e nelle nuove proposte che facciamo ogni anno. Qualcosa anche sulle altre linee presenti, già conosciute ovviamente? Sì, la linea Costa del Mulino è quella linea che più ci rappresenta in quanto sono presenti in questa linea di vino tutti gli autoctoni. Parliamo della Cococciola, del Pecorino, della Passerina, del Montepulciano e del Cerasuolo. Qui chiaramente il Cerasuolo è quello che siamo abituati a vedere. Tradizionale, la DOC, c'era solo DOC d'Abruzzo, e come vedete ha una colorazione completamente diversa. E poi la linea Moneta è una linea di vini chiaramente autoctoni e anche di Montepulciano, anche riserva, che è destinata a un altro tipo di mercato e che negli ultimi tempi stiamo portando avanti con i nostri distributori. E per concludere il presidente Carlo Romanelli, ma vogliamo ricordare questa cantina, quando è nata, una delle più antiche d'Abruzzo? Ma sicuramente la prima cooperativa d'Abruzzo, nata nel 58 praticamente. Naturalmente nascendo la cooperativa è sorta un'economia ben diversa dal solito, di innovazione, e si è conquistata nel tempo una posizione nel mondo abbastanza soddisfacente. Lei è venuto anche quest'anno ovviamente al Vinitaly, però nel cuore che cosa ha sempre? Ma quello è l'obiettivo nostro, non è promuovere tanto i vini, ma è promuovere il territorio, che non abbiamo un territorio molto splendido e va premiato.